Ben trovati in questo sabato pomeriggio dove, come sempre, siamo e saremo in diretta per 2 ore. Vi ricordo nuovamente che la domenica non avrete più la possibilità di riguardarci in replica, quindi dovete assolutamente approfittare della nostra diretta per avere la possibilità di vedere tutte le opere che andrò a presentarvi oggi. Dunque, una trasmissione meravigliosa, perché anche solamente il titolo di questa trasmissione ci dà tanta positività. Colors, protagonisti sono i colori. Quindi iniziamo subito con la prima opera dove il colore è sicuramente importante e protagonista. Partiamo da questa che è al mio fianco, la numero 5, con Giulio Turcato. Intanto che la guardiamo, vi ricordo anche che per avere informazioni sulle opere dovete chiamare il nostro centralino, vedete il numero in sovraimpressione, oppure potete mandare un messaggio via WhatsApp, vi risponde Riccardo. Dunque, vi vado a dare le informazioni tecniche di quest'opera, itinerari del 1971, dimensioni 50x70, olio e tecnica mista su tela, opera regolarmente registrata presso l'archivio Giulio Turcato, Roma, a cura di Ettore Caruso. Allora, qui naturalmente il colore, abbiamo detto, protagonista, il nome è un nome importante, un nome internazionale, due tecniche messe insieme. Vediamo questa, la base su questa tela sabbiata cangiante e il dripping. Facciamo un po' un attimo uno zoom, ma veloce, perché la prima carrellata la voglio fare velocemente in modo che vi faccio vedere tutte le opere che abbiamo messo per questa trasmissione, e andrete naturalmente a vedere che anche oggi le nostre opere sono opere belle e di qualità. Mi raccomando, se siete interessati all'opera, iniziate subito a chiamare il nostro centralino. Io vi ricordo sempre la possibilità di rateizzare i pagamenti, quindi avete questa comodità in più che vi viene offerta, e sempre il discorso che le opere ve le portiamo in visione, quindi avete sempre la possibilità di vederle prima degli altri, ma questo solo ed esclusivamente se voi confermate le opere che andiamo a vedere. Adesso piano piano vi faccio vedere tutta la prima parete. Come sempre abbiamo tre pareti a disposizione per voi, quindi ci sono tante opere da vedere, per cui restate collegati. E vi ricordo anche che essendo noi in diretta per 2 ore, il mio invito è sempre quello di interagire durante la diretta e confermare le opere durante la diretta, ma puntualmente non è mai così, perché poi succede che sempre le opere vengono confermate alla fine della diretta, come è successo anche sabato scorso, come è successo anche nelle puntate precedenti. Evidentemente avete poi il timore di interagire durante la diretta, ma l'importante è concludere, e quindi naturalmente vado sempre a ringraziare tutti i clienti che confermano le opere, perché è sempre un piacere, insomma. Allora, vogliamo andare avanti, così facciamo vedere tutte le opere di questa. Faccio notare che un'opera di Turcato più piccola di questa, stesso anno, è all'asta in una grande casa d'asta italiana, e già verrà battuta la settimana prossima, e già ha superato i 10.000 euro. Chiedete il prezzo a Riccardo, questa è più grande e secondo me più bella, ma diciamo più grande, stessa tecnica, stesso anno. Chiedi il prezzo a Riccardo. Quindi proseguiamo con la parete e andiamo a fare una panoramica di queste tre opere insieme, perché naturalmente sono dello stesso artista, ma soprattutto perché voglio darvi un impatto visivo davvero bello, davvero importante. Perché guardate i colori, qui la parete nera va a dare anche un
un valore aggiunto in questo caso, perché nonostante insomma ci sia il nero, però il colore in questo caso viene davvero fuori. Allora, Achille Periglia, abbiamo tre opere a disposizione in questa trasmissione, quindi io inizierei subito dalla prima, quindi dalla numero 6, ci avviciniamo con l'aiuto di Stefano. L'abisso allegro, questo è del 2007, le dimensioni sono 100x81, tecnica mista su tela. Allora, è pubblicato sul catalogo generale di Achille Periglia, a cura di Giuseppe Appella, etichetta mostra presso la Galleria Casati Arte Contemporanea Monza, in occasione dei 90 anni del maestro. Allora, come è inutile dire il discorso colore qui, sia nella prima che stiamo guardando che nelle successive, è sicuramente molto importante, evidente, forte. Achille Periglia è un maestro del colore, in grado diciamo di trasmettere attraverso il colore delle emozioni, quindi ci riesce proprio a comunicare. Guardate la bellezza di questo punto di rosso, che è quasi arancio, quasi fluo, sembra come se fosse un neon che cammina nelle linee, quasi acceso, davvero bello. Il blu, l'azzurro, il verde sono davvero molto belli come colori. Anche qui vi ricordo sempre di chiamare assolutamente il nostro centralino, perché se siete interessati è fondamentale che sappiate quali sono le informazioni, chiedete il prezzo, c'è sempre la possibilità di rateizzare come per tutte le altre opere, e ricordate che se lo confermate avete modo di vederlo prima e poi decidere se acquistarlo. Quindi approfittate di queste possibilità. Adesso le vediamo, vediamo anche le successive, così. Ah, passiamo anche alla prossima opera, quella centrale, il giallo, che secondo me tra le tre è quella più, personalmente quella più bella, questo colore davvero impattante, questo giallo luminoso. Allora, anche qui vediamo la firma in basso. Prima non ve l'ho fatta notare, però è per chi è amante di Perilli e della pittura geometrica, sicuramente queste sono delle opere molto interessanti. Quindi io vi invito assolutamente a chiamare Riccardo, perché dovete sapere quali sono i prezzi che facciamo, perché ecco, sono sicuramente accessibili e se c'è qualcuno che insomma, può essere interessato, questa è l'occasione giusta per poterseli davvero portare via e averli nella propria collezione. Potrebbe essere fattibile averli tutti e tre, per esempio, per chi magari può, perché no, bello averli tutti e tre insieme. Allora, il ritorno della passione. L'anno è il 2011, le dimensioni sono 100x100, anche qui la dimensione, a differenza degli altri due, è una dimensione considerabile fuori misura. Tecnica mista su tela, pubblicato sul catalogo generale di Achille Periglia, a cura di Giuseppe Appella, provenienza Galleria Accademia a Torino. Quindi mi raccomando, per chi fosse interessato, Riccardo è al centralino, sta rispondendo già ai vostri messaggi, avete già iniziato a contattarlo, per cui continuate come state facendo. Passiamo alla prossima, all'ultima di questa prima parete, sempre con il nostro, con Achille Periglia. Qui a colpo d'occhio veniamo subito attratti dal rosso centrale, perché non sono sicura se voi riuscite a percepire l'intensità di questo rosso, ma è davvero molto forte. E per chi, ecco, ripeto, per chi ama la sua tecnica, per chi ama questo tipo di pittura e il colore intenso, è sicuramente un'opera davvero molto interessante, molto bella. Il giorno della scimmia, anno 2014, dimensioni 100x81, tecnica mista su tela. L'opera è pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella.
Io adesso vi faccio vedere anche la pubblicazione che prima non vi ho fatto vedere per le altre. Poi man mano durante la trasmissione andremo a vedere anche le altre due. Intanto vi faccio vedere questa, il catalogo ce l'abbiamo qui. E all'interno in basso trovate la pubblicazione. Abbiamo appena visto la pubblicazione, voi mi raccomando, se interessati, contattate il nostro centralino, perché adesso passeremo alla prossima parete, andiamo a vedere l'opera numero 4. Mi chiedono dal centralino un cambio perché c'è una richiesta sul truccato, quindi ci fermiamo un attimo qui. E quindi accontentiamo il nostro cliente che ci chiede il truccato. Allora, naturalmente siamo davanti ad un'opera bella, di un artista importante. Dicevo prima, il materiale che lui va ad utilizzare in questo caso presenta una doppia tecnica, dove vediamo questo sabbiato e il dripping, perché lui comunque utilizzava materiali molto semplici, in questo caso la sabbia, i colori ad olio, in alcuni casi la gomma piuma. Per trasportare diciamo, l'osservatore in quel mondo che lui voleva, che voleva comunicare. Era un amante dell'universo, dello spazio, dell'immensità, no? Di tutto ciò che con l'occhio umano magari non è possibile diciamo, arrivare, mentre attraverso l'arte era in grado di trasmettere queste emozioni, queste visioni. Davvero molto, molto bello. Io chiedo a Stefano la possibilità di fare un po' un passaggio dentro questa tela. Diamo modo anche ai nostri clienti di vederlo bene. Intanto vi vado a ripetere quelli che sono i dati di quest'opera. Il titolo è Itinerari. Anno 1971, dimensioni 50x70, tecnica olio e tecnica mista su tela. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Giulio Turcato a cura di Ettore Caruso. Allora, voi naturalmente continuate a contattare il nostro centralino, visto che stanno già arrivando le prime richieste per rivedere le opere. In questo caso stiamo rivedendo l'opera di Turcato con cui abbiamo aperto la trasmissione. E io vi invito a chiamare per sapere il prezzo, perché sicuramente, insomma, ecco, vi resterà un prezzo interessante, perché
rispetto, diciamo, ad altre opere che ci sono sempre dello stesso artista, troviamo qui la possibilità di averlo ad un prezzo accessibile. Perfetto, adesso abbiamo fatto rivedere l'opera su richiesta del nostro cliente, quindi noi torniamo alla parete con l'opera numero 4. Allora, qui abbiamo Giorgio Griffa, opera del 2008, dimensioni 56x74,5, acrilico su tela, certificato di autenticità a cura della Galleria Fumagalli, opera firmata e datata al verso. Allora, beh, qui sicuramente un artista internazionale, ne abbiamo avuto altre volte qui nella nostra galleria e lo abbiamo venduto molto bene. È stato incorniciato volutamente proprio per far vedere, perché tanti mari pensano che sia piccolino, in realtà già con la cornice si riesce un po' meglio a percepire comunque che ha una bella dimensione, quindi aiuta un po' a capirne, ecco, la dimensione reale. E la tela utilizzata è naturalmente una tela più moderna rispetto a quelli che abbiamo avuto in precedenza, perché già si vede anche solo dalla trama che è più attuale. Vediamo le classiche tipiche pieghe di Griffa e i colori. Ecco, tornano anche qui i protagonisti come in tutte le opere di questa trasmissione. Qui sono così, sono molto delicati, raffinati direi. Io vi invito, mi raccomando, chiamate perché comunque io spero, mi auguro che stiate vedendo che vi stiamo proponendo artisti importanti ed opere davvero molto belle, per cui vale assolutamente la pena chiamare, informarsi e tanto più confermare per poterle vedere dal vivo, perché le opere vanno assolutamente viste da vicino, non è indiscutibile questo. Cioè, avete la possibilità che ve le portiamo a vedere, quindi approfittatene, non rimandate questa scelta perché è sbagliato. Approfittate adesso per poter vedere Vorrei dire bene. due parole su Griffa, che è uno degli artisti internazionali in questo momento, perché dopo le mostre al Centro Pompidou di Parigi. Adesso Stefania prenderà in mano un quadro, perché io non è che, per carità, non voglio fare. Questo è un Griffa bello, malgrado che sia quello più recente, ma bello, molto bello. Io direi, ogni tanto, se avete fiducia nella Real Arte, dateci retta. Questo ve lo dico oggi in particolar modo per due opere, per Issimedi e il Griffa. Il Turcato, di fatto, abbiamo cinque richieste, quindi ve l'ho detto prima, uno più piccolo è all'asta da una grande casa d'asta che lo batterà la settimana prossima, già è arrivato a più di 10.000 euro, quindi il nostro costa meno ed è più grande. Infatti, quelli che hanno telefonato si sono accorti. C'è qualcuno che ancora non se n'è accorto e mi dispiace perché avevo previsto per lui come gli ho detto ieri, un trattamento particolare. Comunque,
sarà lo stesso trattamento perché è in colonna e arriva prima. Parlo di Griffa e Simedi per due motivi. Griffa è un artista internazionale. Adesso Stefania mi fa vedere la mostra di Griffa e io non è che, ripeto, voglio fare il santone, però vi ho consigliato qualche volta, come è successo con Boetti, è successo con Cristò, è successo ultimamente con Salvo, dove la settimana scorsa faccio i miei complimenti al cliente che l'ha comperati entrambi, qualcun altro non ha creduto in questo e oggi Stefania vi farà avere una cosa, un Salvo che abbiamo venduto un mese fa, che è ancora qui perché il cliente deve venire a prenderlo, non ha fretta, tutto a posto, tutto regolato, finisce. Ma il cliente dice, quando capito in zona, perché non è di qui, lo vengo a riprendere. Adesso Stefania vi farà vedere, me lo faccio vedere il Salvo e quello che è successo ieri. Prendilo in mano, che non succede niente, Stefania, non ti preoccupare, lascia la cartella pure. Mi perdoni il cliente che l'ha confermato, ma è solo pubblicità per lui, se portalo là. Allora, questo è un Salvo venduto. Gli altri due l'abbiamo venduto la settimana scorsa, questo l'abbiamo venduto 15 giorni fa. Il cliente deve ritirarlo, gli altri sono stati ritirati e mi hanno dato retta. Eccolo qua. Eccolo. Guardate questo Salvo, ve lo ricordate, sì? La misura è 40 e 50. Sì. Gli anni sono gli stessi. E adesso Stefania vi farà vedere una foto di un Salvo. Me lo metto vicino. Stessa misura, così. Un anno di differenza, quindi siamo lì. Guardate bene, stesso genere. Trovo il nostro leggermente più bello, ma questo ben per il cliente. Quest'altro che vedete, ieri, no, 20 anni fa, ieri al New York, nell'asta di Sotheby's, vi avevo detto che New York era il lancio di Salvo, ma non, qualcuno mi ha creduto e sono contento che sono clienti che hanno creduto, qualcun altro no. Questo, come vedete, è identico di misura, di soggetto, trovo leggermente più bello il nostro, ma cambia poco, ha fatto $37.800. Il nostro è stato pagato meno della metà, buon per il cliente, sono contento per lui. È una soddisfazione per il cliente, ma anche la nostra, perché quando diamo qualche consiglio cercate di seguirci, perché noi siamo sempre qui. Se poi vi siete stancati, ce lo volete ridare, qua noi siamo qui, non è che cambiamo. Quindi avete visto bene, stesso quadro, stessa dimensione, $37.800, il nostro è costato molto meno della metà, non dico altro. Stefania, puoi riappendere il quadro. Ok. E questo l'ho fatto, questo discorso, per dirvi che Turcato, Griffa e Simedi, che vedete fra poco, perché Simedi ha avuto un periodo di appannamento, ma adesso va comprato adesso, specialmente quelli belli, come quello bianco grande che abbiamo venduto, e questo rosso, che è bellissimo, vanno comprati adesso, non quando costeranno il doppio. Quindi quello stesso ragionamento che ho fatto per Salvo lo faccio per Turcato, per Griffa e per Simedi. Adesso stiamo vedendo il Griffa, fra poco vedremo il Simedi. Dovevo farlo vedere questo. Mi perdoni il cliente che è proprietario del Salvo, ho fatto vedere. Beh, sicuramente sarà contento di averlo acquistato ad un prezzo molto più basso, quindi è stata una scelta giusta. E quindi, dopo, insomma, quello che vi è stato appena detto, io credo che vi resti solamente di chiamare e provare, insomma, a confermare queste opere che vi sono state anche consigliate. Ma questo perché le opere, è una nostra, siamo una piccola azienda che mai esiste da tanto tempo, però noi ci teniamo molto alla qualità. Tutti i quadri che portiamo su sono tutti quadri di prima scelta. Questo è sicuro, indipendentemente dall'artista. E devo dire che l'ultimo mese la gente se n'è accorta e abbiamo avuto grosse soddisfazioni. Adesso andiamo al Simedi.
Il Rosso Valentino. Allora, passiamo all'opera numero 3 e troviamo Turisimeti, con questo rosso meraviglioso, definito adesso Rosso Valentino, che la settimana scorsa abbiamo provato a posizionare nella parete più chiara e c'è stato un exploit di chiamate per avere informazioni, perché comunque forse questo cambio di colore aveva dato ancora maggior spinta alla bellezza di questo quadro. Però io ritengo che anche sul nero sia onestamente molto molto bello e sicuramente anche oggi, come già successo la settimana scorsa, avrà tantissime richieste. Allora, Tre ovali rossi. Questa è un'opera del 2005. Le dimensioni sono 100x100 ed è acrilico su tela sagomata. Autentica dell'archivio Turisimeti in corso. Pubblicazione su Turisimeti, la forma del silenzio. Edizione Liori. Conferma a dichiarazione di autenticità dell'artista. Allora, qui vediamo molto bene le estroflessioni, vediamo questi ovali che si vedono davvero, davvero bene. E, quando era sulla parete bianca forse risaltavano ancora di più, questo è vero. Però anche qui si riescono a vedere molto bene. Io vi dico, mi raccomando, chiamate, perché sabato scorso avete fatto tanta richiesta per questo quadro, quindi sicuramente, come dicevo la settimana scorsa per Tozzi, che stavamo valutando e dicevo che c'erano state tante richieste, sicuramente qualcuno l'avrebbe confermato, così è stato alla fine della nostra diretta, siamo stati chiamati e ringraziamo il cliente per aver fatto questa conferma. E mi auguro e credo fortemente che anche il Turisimeti ne avrà di soddisfazione, perché, ripeto, abbiamo avuto veramente tante richieste e quindi credo che anche oggi ce ne saranno altre. Naturalmente io mi auguro sempre che ci sia chi dia la conferma per poterlo ammirare da vicino. Intanto voi comunque chiamate Riccardo, chiamate il nostro centralino e chiedete il prezzo che facciamo per questa diretta, dove avete la possibilità di confermare subito quest'opera. Vi ricordo anche la possibilità di rateizzare i pagamenti, sempre in 6 rate, a interessi zero. Questo vale per tutte le opere. Vi consente, diciamo, a volte di avere questa una comodità in più, oltre naturalmente al fatto che le opere sono tutte bellissime, che quindi la prima scelta per cui andate a fare investimento del genere sulle nostre opere è perché comunque veramente vi piace, perché avete, ecco, il piacere di averle nella vostra collezione. Poi, se uno vuole, può anche approfittare della rateizzazione, perché no? Intanto ve lo lascio ammirare un po' con calma, perché merita di essere ammirato, perché è davvero molto molto bello. Ci avviciniamo un po' con la telecamera, vediamo la possibilità di vederlo anche lateralmente per vedere bene le estroflessioni che ci sono al centro. Ecco qua, così riuscite a vedere ancora meglio questo meraviglioso lavoro tridimensionale, questo effetto, che dà proprio la sensazione che escano fuori dalla tela, sono davvero belle, quasi galleggianti. Mi raccomando, chiamate e soprattutto chiedete di vederla,
chiedete di confermatela questa opera. Questa, ma come le altre, soprattutto quelle che vi sono state consigliate, perché Griffa, Turcato, mi raccomando, e Simeti. Vi vado a ripetere i dati di quest'opera. Tre ovali rossi, anno 2005, dimensioni 100%, acrilico su tela sagomata. Autentica dell'archivio Turismeti in corso, pubblicazione su Turismeti La forma del silenzio, edizione Liori. Conferma dichiarazione di autenticità dell'artista. Naturalmente anche qui il discorso del colore è inutile, cioè è palesemente importante, perché è un rosso corallo, un rosso arancio, dà questo davvero, davvero forte come, come colore. E naturalmente per tutti quelli che stanno chiedendo informazioni, che stanno mandando messaggi, il mio invito è quello di confermare quanto prima, perché poi ecco, capita come capita in tutte le trasmissioni, che alla fine, quando si va a chiudere la diretta, arrivano naturalmente le conferme, e poi magari chi già aveva chiamato perché era interessato ma è titubante nella scelta, poi si ritrova comunque a non aver più la possibilità di vederlo, perché ci sono altri che hanno avuto la celerità di confermare immediatamente. Quindi se vi piace davvero, se vi interessa, non perdete l'occasione di, ecco, di sfruttare la possibilità di averlo in visione prima di scegliere se acquistarlo. Quindi mi raccomando, chiamate e confermate.
Stiamo lasciando l'immagine proprio centrata sul turismo Eti perché comunque ci sono veramente tante richieste, come vi stavo dicendo anche all'inizio della presentazione di quest'opera, si è confermato che quello che dicevo prima, cioè che visto che sabato scorso ne ha avute tante, immaginavo che anche oggi ci sarebbero state, e così è. Quindi vi lasciamo un po' qui in modo che avete modo comunque di osservarlo bene, di guardarlo, però io vi dico veramente per chi sta scrivendo, per chi sta chiamando, se siete davvero interessati confermatelo, perché l'unico modo è vederlo dal vivo, quindi è l'unico modo che avete per poterne godere della bellezza e decidere. No, ma anche per il colore, il rosso, no? Il rosso, se lo vedete da vicino, è completamente diverso da quello che si vede in TV. Quindi è un bellissimo rosso. È il cosiddetto rosso valentino. Rosso Valentino. Turcato, griffa, simeti faranno lo stesso discorso di Salvo. In particolar modo due, non dico quali perché sennò. No, questo è un pezzo che negli anni 3-4 anni fa costava 40.000 euro, signori. Ma appunto dico, ripeto, faccio i complimenti al nostro cliente che ha preso quello bianco più grande perché ha capito questo discorso. Non ha fatto discutere, puh, è portato a vedere, pagato, finito. Ma non li troverete più, tanto dire, la crisi che ci ha avuto un periodo, Simeti, era dovuta al fatto che in giro c'erano troppe opere. Poi lui è morto, le opere non ci sono state più, adesso il mercato si comincia a riavere, no? Vedrete che, guardate poi le aste, i simeti nelle aste ce ne sono pochi, perché la gente non li vende, giustamente. Questo poi è veramente un bel rosso, adesso non è che è bello, bello, bello. Andiamo alla parete chiara? Dedicata a Schifano. Allora, qui abbiamo una parete, riusciamo a vederli entrambi insieme? Un attimo, vedermi. Non so se è possibile. Eccole qua, perfetto. Li vediamo tutti e due insieme, così vedete anche due opere di Schifano a confronto, due sicuramente opere diverse, con tecniche diverse, periodi differenti tra loro, opere anche di valore diverso, quello è chiaro. Entrambe sono, diciamo, molto belle, ma una è sicuramente un capolavoro. Quindi penso che abbiate intuito che mi riferisco alla prima, quindi all'opera vicino a me, alla posizione numero 9, che andiamo subito a vedere. Allora, sicuramente è un'opera difficile da vendere, ma difficile perché è un'opera di grandi dimensioni, perché comunque parliamo di 150 per 130, quindi posso capire che non è semplice riuscire a trovare magari uno spazio, non tutti lo hanno magari a disposizione, e perché è un'opera comunque anche di valore economico un po' più alto, quindi è proprio per un pubblico che ama Schifano, perché per esempio ci sono tantissime richieste sulla ricerca di opere di Schifano perché non si trovano, non si trovano. E noi vi facciamo vedere oggi due bellissimi Schifano e mi auguro che qualcuno tra tutte quelle persone che stanno cercando queste opere di Schifano siano, diciamo, interessate e siano magari collegate con noi in modo che possano approfittare per vedere queste opere. Intanto io vi dico, iniziate subito a chiamare il centralino, tanto la vedete e chi conosce Schifano ha ben poco da essere presentato, perché è comunque un nome internazionale, perché comunque oggi si è posizionato e è riuscito ad ottenere il valore che meritava.
Abbiamo visto una delle sue opere raggiungere un valore importante, direi molto importante, perché parliamo di 1 milione di euro, quindi naturalmente di conseguenza tutte le opere che lui ha realizzato man mano, pian piano, hanno iniziato, diciamo, ad aumentare il loro valore. Allora, qui abbiamo Gemelli, questo è del 1992, le dimensioni sono 150x130, smalto e acrilico su tela. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Mario Schifano, provenienza diretta dall'artista, dedica il verso con firma Schifano per te. Allora, questa è un vero capolavoro, molto articolato. Particolare. Questa dedica che c'è nella parte dietro, sicuramente noi pensiamo che sia una dedica fatta alla moglie, ma non ne abbiamo nessuna conferma, quindi è solamente un pensiero che possiamo avere noi. I gemelli, molti vedono l'aspetto dell'umanità tra questi due gemelli, vediamo, io onestamente anche io ce la vedo. È una tecnica davvero particolare, ricca nel saper utilizzare il colore, nel saper proprio appoggiare il pennello per dare questo effetto, anche l'invertire i colori. Guardate la parte sotto dove c'è l'azzurro, l'azzurro è davvero meraviglioso, il giallo, questo dripping voluto. E la particolarità di quest'opera è che tutta la parte, il contorno che vediamo bianco, non è una tela non dipinta, ma è dipinto di bianco, che è una cosa fondamentale da dire. E onestamente io mi pongo sempre questa domanda e mi chiedo perché ancora nessuno lo abbia confermato. Perché è davvero bello, è un'opera importante. Schifano è un artista molto importante, e oggi ancora di più. E secondo me, ecco, potrebbe essere l'unico motivo, un po' il discorso della dimensione, perché dice un po', perché è difficile, insomma, di richieste ne ha avute, persone che hanno chiamato, hanno telefonato perché interessati a quest'opera. Io vi invito a chiamare assolutamente. Perché è davvero, poi ripeto, poi questa ancora di più rispetto agli altri che abbiamo visto, è davvero un'opera che va assolutamente osservata da vicino, perché ha talmente tanti particolari, tanti dettagli, tante caratteristiche, che ogni volta che lo osservi c'è sempre una cosa in più che magari la volta prima non hai notato. Quindi sicuramente è una di quelle opere che assolutamente deve essere visto dal vivo. Tre punti a favore per questo quadro. Uno, la grandezza. È un quadro enorme, capisco che per qualcuno potrebbe essere difficile a posizionare in casa una cosa del genere, però il quadro è nato grande. Il periodo è l'ultimo periodo di Schifano, chiaramente, ma è il cosiddetto periodo della maturità. Infatti i colori sono quelli tipici di Schifano di quel periodo lì. Primo, ho detto la grandezza. Secondo, l'archivio. Questo è archiviato dalla moglie, quindi Archivio Monica Schifano, Roma. Terzo, la dedica, c'è scritto Schifano per te. Non si presuppone, non è ufficiale, ma si presuppone che sia una dedica alla moglie. Questo è un quadro di grandi dimensioni, bello, va visto da solo. Non è degli anni Ottanta, sono d'accordo, ma cosa significa? Un artista mica fa le sue opere solo per un periodo. Chiaramente i quadri degli anni 60 di Schifano, chapeau, ma quelli costano milioni di euro. Cioè questo, se lo spezziamo in quattro, costa come un artista emergente. Cioè, è Schifano, è enorme, enorme. Le misure, se ce le ricordi, Stefania? Ecco, Allora, le misure sono 150x130. voglio dire, abbiamo un 150x130. Il prezzo, chiedetelo a Riccardo, vedrà, è un prezzo giusto, molto giusto. Non voglio dire altro, c'ha ragione Stefania, ci meravigliamo come mai non è stato come, però, e questo è come è successo tempo fa a un Clemente che ha avuto, poi Clemente è andato a casa mia, ha
adesso andrà all'asta da Christie's. Ieri un Clemente, il mio era un Clemente, è un Clemente degli anni 80, grandissimo. Ieri un altro Clemente, stessa grandezza, del 2006, a New York, nella stessa asta dove Salvo ha fatto 37.800, ha fatto 125.000 euro. 127.000, anzi, per essere precisi. Che portarlo in Italia significa 150-160. Gli artisti, grandi artisti, sono grandi artisti sempre. Quindi io non forzo questo quadro, perché comunque sono sicuro che finirà una collezione bellissima. Anche perché guarda, è molto fatto bene, pulito, non ha questi dripping e queste scolature che sono tipiche della tecnica di Schifano. Non vogliamo forzare niente, per carità, però questo è un bel quadro, grande, ripeto, con l'autentica giusta, l'archiviazione giusta e la dedica giusta. Qui non faccio il discorso di Salvo, perché non è un artista che sta emergendo nei prezzi, è un artista, però se il Salvo di prima, che era un 40-50, costava, ha fatto 37.800 dollari, questo, che è un 150x130, costa meno. Punto. Andiamo sull'altro. Allora, andiamo a vedere l'altro. E questo è il regalo di oggi? Andiamo a vedere l'altro Schifano. Eccolo qua. Allora, qui naturalmente uno Schifano diverso da quello che abbiamo appena visto. Siamo negli anni 90-97, dimensioni 70x100, acrilico su tela preparata al computer. L'opera è regolarmente registrata presso la Fondazione Mario Schifano Roma e pubblicata sul catalogo Mario Schifano Opere su tela del volume secondo. Allora, due Schifano differenti abbiamo visto, no? Quindi sicuramente anche come costo, qui siamo su un costo molto più basso, per cui... Ma questo è il regalo di oggi, è poi... un regalo, infatti diceva prima il nostro direttore, è un regalo, per cui io già solamente alla parola regalo mi sarei fiondata al telefono per capire che cosa vuol dire, che qual è il prezzo che facciamo oggi per quest'opera, sicuramente molto, molto basso. Per cui, per chi ama Schifano e magari vuole avere un'opera nella sua collezione e non vuole spendere cifre troppo elevate, sicuramente oggi con questo riusciamo a farvi un bel regalo, come abbiamo detto. Quindi mi raccomando, chiamate il nostro centralino per chiedere quale sarebbe questo regalo di oggi, che cos'è questo prezzo, diciamo, speciale che abbiamo pensato per questa trasmissione, per quest'opera di Schifano di dimensioni 70x100. Adesso, grazie alle immagini che state vedendo, Stefano vi fa vedere bene. Anche qui ritorna il discorso del colore, come nelle opere che abbiamo visto fino adesso, cioè il colore è sempre protagonista in tutte le opere che abbiamo visto. E anche per quest'opera, nonostante il prezzo sia, vi ho detto prima, un regalo, quindi molto basso, c'è la possibilità di rateizzare il pagamento, sempre. Quindi questo, per chi fosse interessato...
Naturalmente sono partite subito le richieste, quindi ci sono clienti che stanno chiedendo informazioni per quest'opera di Schifano. E continuate a farlo, però ecco, arriviamo a un punto di, decisivo, perché davvero il pezzo di oggi è piccolo, è un regalo e ne dovete assolutamente approfittare. Chi è amante di Schifano, chi cerca le opere di Schifano, ora può insomma, avere la possibilità di averlo in collezione con un prezzo davvero piccolo. Quindi mi raccomando, chiamate, continuate a chiamare, ma confermate. Vi vado un attimo a ripetere i dati di quest'opera che stiamo guardando di Schifano. Siamo negli anni 90-97, le dimensioni sono 70%, la tecnica è acrilico su tela preparata al computer. L'opera è regolarmente registrata presso la Fondazione Mario Schifano di Roma e pubblicata sul catalogo Mario Schifano Opere su tela. Quindi, confermatela, perché davvero questo oggi è un regalo. È importante che insomma, chi cerca opere di Schifano e non, magari non ne trova, in questo momento può davvero approfittare di averla ad un prezzo molto basso. Allora, ritorniamo con la telecamera a posizionarci su Simeti. Ci posizioniamo di nuovo su Simeti perché ci sono tante richieste, quindi devo accontentare i clienti, per cui restiamo qua. Ci posizioniamo qua, questa è la parete a cui ci dedichiamo per un po' adesso. Allora, Turi Simeti, tre ovali rossi, 2005 l'anno di realizzazione. Le dimensioni sono 100%, acrilico su tela sagomata, autentica dell'archivio Turi Simeti in corso, pubblicazione su Turi Simeti La forma del silenzio, edizione Liori, conferma dichiarazione di autenticità dell'artista. Io chiedo a Stefano di far vedere bene queste estroflessioni, perché sono davvero molto molto belle, si vedono anche chiaramente. Vuoi perché questo rosso va, diciamo, intensifica molto questo lavoro, quest'opera. E poi lo facciamo vedere come prima anche di lato per farvi vedere anche la visuale laterale.
adesso piano piano riusciamo a vedere anche la parte laterale, dove vedete proprio bene, ancora meglio, guardate, ecco, si vede bene proprio perfetto. Allora, qui vi dicevo ci sono tante richieste, quindi sicuramente insomma qualcuno lo confermerà, però quando ce ne sono tante è sempre bene avere le idee chiare, perché poi dopo se uno ci pensa troppo comunque il rischio è sempre quello che poi quando si chiamano non è più disponibile. Ok. La settimana scorsa, vi ricordo, l'avevamo posizionato nella parete chiara proprio perché è un'opera che vista sul bianco ha un potenziale enorme, perché questo rosso esplode, quindi sicuramente voi dovete immaginarvela nella parete bianca, dove veramente esce tutta la bellezza di questa bellissima tela. Tanto vi ripeto l'anno perché è del 2005 e le dimensioni che sono 100x100. Questa è tra le opere che vi sono state consigliate proprio di non perdere. E comunque c'è una rivalutazione anche a livello di prezzo proprio, quindi andate, ecco, ascoltate i consigli che vengono dati, non perché uno vuole essere il consigliere di turno, ma semplicemente perché vi è stato dimostrato nel tempo, perlomeno per chi ci segue, per chi è cliente, che ogni volta che magari il nostro direttore vi ha consigliato un'opera per motivi ben precisi, insomma si è assolutamente dimostrato reale, quindi provate ad avere fiducia nelle parole, perché sono importanti. Si è bloccato il telefono, non mi ricordo per sbloccarlo come cazzo si fa. No, si è bloccato, no, mi sembra un'altra volta pure me l'ha fatto, ma due volte.
mi sposterei, dato che siamo stati un po' qui e abbiamo visto con l'opera, siccome ci sono anche altre richieste, vorrei poter accontentare un po' tutti i nostri clienti, quindi avete già visto di qua. Andiamo dal nostro Griffa, perché comunque anche qui ci sono tante richieste, anche Griffa è tra gli artisti che vi sono stati consigliati perché è sicuramente il momento giusto per acquistarlo. E questa è davvero una bellissima, bellissima tela di Griffa, che è del 2008. Le dimensioni sono 56x74,5, acrilico su tela. Allora, certificato di autenticità a cura della Galleria Fumagalli. L'opera firmata è datata al verso. Quindi qui la vediamo in tutta la sua bellezza. Si riesce anche a percepire meglio la dimensione, la grandezza, grazie anche al fatto che sia stata incorniciata, e quindi si capisce che comunque le dimensioni ci sono ed è insomma abbastanza importante. Guardiamo, vediamo bene le tipiche pieghe che caratterizzano le opere di Griffa, e vi vado a ricordare, non perché voglio essere ripetitiva, ma perché è giusto che l'informazione vi venga data, anche se qualcuno magari non c'era prima. Griffa è stato presente alla mostra al Museo Pompidou di Parigi, quindi diciamo che è un artista molto importante, internazionale, presente in un museo così, diciamo, prestigioso, e quindi diciamo che se, ecco, si sceglie di inserire un artista in un museo così importante perché l'artista è davvero di grande valore. E quindi noi oggi ve lo proponiamo, ve lo facciamo vedere, vi diamo la possibilità di portarlo nella vostra collezione, di avere un Griffa a casa vostra, un bellissimo Griffa direi a casa vostra. Ne abbiamo già avuti altri, li abbiamo venduti molto bene. È tanto inutile quando hai degli artisti e delle opere di qualità e di livello molto alto, comunque sia. Non c'è una fretta nel vendere, ma arriva sempre il cliente giusto al momento giusto, perché ogni opera poi dopo si sposa perfettamente con la persona che lo va a scegliere. Quindi non è che c'è una fretta nel proporli, però sicuramente questo è un momento, diciamo, importante e prezioso per approfittare di queste opere. Poi, visto che comunque sia ha dimostrato attraverso le vostre chiamate, attraverso i vostri messaggi, di avere riscontrato un forte interesse, mi sembra chiaro che sia interessante, perché altrimenti non avreste chiamato. Allora, mi raccomando, quello che vi dico è, tra voi sicuramente qualcuno che voglia confermare, che voglia vedere dal vivo quest'opera, vi verrà portata in visione, avete la possibilità di decidere dopo averla vista se acquistarla, e avete la possibilità di pagare rateizzandolo in 6 mesi il pagamento senza interessi, oppure potete pagare senza rateizzazione. Questa poi è una scelta, ci mancherebbe, e quindi non vi resta che confermare, perché veramente non servono tante parole per queste opere, anche perché abbiamo proprio una trasmissione ricca di artisti importanti, dove non è necessario né parlare dell'artista né descrivere l'opera nei dettagli, ma è semplicemente sufficiente osservare le opere, chiamare e dire ok, sì, mi interessa, le confermo. Ma è più che sufficiente questo, perché sono, ecco, tutte opere belle e di alto livello. Quindi io vi invito a chiamare e a confermare in maniera definitiva le opere che stiamo guardando.
Allora, ci spostiamo sul Turcato perché è un altro che sta ricevendo richieste al nostro centralino, quindi noi andiamo a rivederlo. Itinerari 1971, dimensioni 50x70. La tecnica olio e tecnica mista su tela. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Giulio Torcato, Roma, a cura di Ettore Caruso. Un'opera bella, molto bella, e anche i colori sono assemblati proprio in maniera perfetta perché si sposano tra loro. Questo blu intenso, il verde, questo arancio. E poi la cosa molto particolare, bella, è proprio la base su cui ha lavorato, cioè questa sabbia che nella sua semplicità dà carattere, è una caratteristica che lo rappresenta. Quindi, siccome qui di richieste ce ne sono state davvero tante, io credo, ve lo lascio un attimino ammirare qualche minuto, però ecco, mi piacerebbe tanto che durante la diretta arrivasse la conferma, ma proprio per sfatare quello che dico sempre io, cioè che ogni volta puntuale a fine diretta arriva la conferma. Vorrei che arrivasse un pochino più nei tempi della diretta, sarebbe diciamo una soddisfazione. Perché poi vi ricordo anche che la domenica noi non diamo più la possibilità di vedere la replica. Quindi solo il sabato, però c'è anche l'opzione di poter guardare poi dopo le puntate andando direttamente nel sito di Real Arte e lo spazio, cioè un segmento di Real Arte in TV e lì vedete la puntata. Però se volete veramente interagire con noi è bene che lo facciate durante la diretta. Quindi potete chiamare, come state facendo, potete continuare a mandare messaggi, però le conferme sono gradite durante la diretta proprio anche per far vedere che comunque sia le opere vengono sicuramente apprezzate in quanto opere belle, importanti e di artisti altrettanto importanti e di livello anche internazionale. Ne prendi questo foglio. Adesso Stefania vi farà vedere una stampa di un quadro simile a questo, più piccolo, stessi anno, più piccolo, bello come questo, che andrà in asta la settimana prossima alla Meeting Art. Il quadro già nel preasta è arrivato, compresi i diritti, a 10.000 euro. E quindi si presuppone che toccherà i 12-13.000 euro. Il nostro è più grande e costa meno. Ma costa meno già del momento attuale, non di quello che succederà la settimana prossima. Perché oggi siamo già a 10.000 euro, compresi i diritti. Il nostro costa meno ed è più grande. Vedete, la tipologia è la stessa. I tripping su tela e sabbiata hanno lo stesso, perché uno è 70 e uno è 71, è più piccolo e sta a 10.000. Chiedete, perché questo arriverà sicuro a 12, minimo. Il nostro costa meno di quello che è arrivato adesso, uno più piccolo. E non dovete pagarlo subito, potete pagarlo anche in 6 mesi. Non lo dico più, eh. È lo stesso discorso che ho fatto prima per il salvo, che avete visto, cioè il salvo identico al nostro, il nostro mi sembra proprio bello, identico,
è battuto all'asta New York ieri a più del doppio del nostro. Questo, il Turcato, ripeto, è più grande il nostro, perché il nostro è 50x70 e quello all'asta è 50x60, quello all'asta in preasta oggi sta già, oggi è cominciato, sta a 10.000 euro. Sarà battuto sabato prossimo. Quindi immaginate quello che può succedere in una settimana. Il nostro invece il prezzo è bloccato e costa meno di quello che è arrivato oggi. Non dico più altre cose, perché alla fine se non lo stacco me lo tengo io. Beh, no, in effetti non c'è molto da dire, perché comunque io penso che chi sta chiedendo informazioni ha già il quadro della situazione abbastanza chiaro, perché sicuramente acquistarlo oggi è di certo un grande vantaggio, perché guardando, diciamo, il paragone con l'altro che è più piccolino e considerate che ancora deve essere battuta l'asta e già siamo a 10.000 euro e qui vi viene detto che questo più grande viene di meno, sicuramente chi ha chiamato, chi è interessato, ha già la situazione è più che sprecata, quindi insomma, non avete scuse per dire di no. Ma visto da vicino, questo caso è proprio bello, non esatto. È che non c'è un difetto, infatti, tenuto benissimo. Poi c'è il vetro che lo limita nella trasmissione, quindi se volete poi ve lo togliamo il vetro, non c'è nessun problema. È no. Proprio bello. Il mio invito è quello di, ecco, per chi è interessato di confermarlo, perché sicuramente andate a fare davvero un acquisto intelligente. In questo momento proprio dovete approfittarne. Cioè, non solamente un'opera bella, ma anche il vantaggio di averla ad un prezzo davvero molto conveniente, assolutamente. Quindi guardate tutte e due le cose in questo momento. Assolutamente. Io tante volte vi dico, quando c'è l'interesse sul prezzo, spingo molto su quello. A volte, quando c'è molto il discorso della bellezza, l'importanza dell'opera, dall'altra parte. Qui c'è un connubio di situazioni dove l'opera è bella e dove il prezzo è sicuramente giusto oggi andarlo a bloccare, perché perdere l'occasione di bloccare, di prendere questo prezzo bloccato è davvero... vuol dire che non vi interessa, cioè se non vi interessa è un discorso diverso, se invece siete davvero interessati adesso è davvero il momento giusto per bloccare l'opera di Turcato. Quindi mi raccomando, Riccardo è al centralino, risponde alle vostre domande, chiamatelo e bloccate questo, confermate quest'opera, anche perché vi è stato detto che oltre a costar meno della stima che è già diciamo arrivata per l'altro che deve fare, che sarà battuto la settimana prossima, lo potete anche rateizzare, quindi oltre a quello anche la rateizzazione. Poi voi pensate veramente quello che può succedere in una settimana, vuol dire che sicuramente, insomma, il prezzo è quantomeno di certo più alto di 10.000, noi intanto vi diciamo che questo costa meno, per cui confermatelo. Aspettiamo le vostre conferme. Poi comunque l'invito a confermare per vederlo da vicino è sicuramente un bisogno per quest'opera, in quanto è, diciamo, chiusa dentro questo vetro, quindi televisivamente un po' va a fare quasi da schermo e quindi non si riesce a percepire proprio la bellezza di quest'opera, quindi avete, ecco, la possibilità di vederlo di persona, di scegliere poi se acquistarlo, di avere il prezzo bloccato per tutta la settimana, considerando che, insomma, potrebbe costare di più. Quindi
Io, se fossi in voi, accetterei il consiglio, se davvero interessati, di confermarlo per vederlo da vicino. Intanto vi vado a ricordare l'anno 1971, le dimensioni 50x70 e la tecnica olio e tecnica mista su tela. Allora, adesso invece rivediamo la panoramica di tutte e tre insieme le opere di Achille Perilli, perché le abbiamo messe vicine, anche se magari, ecco, se uno li volesse tutti e tre, sono da posizionare distanti, perché altrimenti può essere troppo da vicino, mentre distanti sono molto belli, anche perché secondo me hanno proprio bisogno di una parete libera, pulita, perché così esce proprio fuori il colore. In maniera ancora più evidente e più importante. Allora, qui abbiamo il maestro del colore, maestro della pittura geometrica, queste linee così precise, veramente sembrano realizzate quasi con un computer, se voi ci pensate, sono davvero perfette. Se pensiamo che sono realizzate manualmente, davvero precise ed impeccabili, ma qui veramente la bellezza sono i colori, perché cioè, è un mondo colorato, davvero molto molto bello. Vi faccio rivedere velocemente tutte e tre andando ad una per un attimino rivederle da vicino. Nel frattempo vi ricordo che se vi interessano potete chiamare assolutamente Riccardo per sapere quali sono i prezzi di queste opere. Allora, partiamo con la prima, la posizione numero 6, che è l'Abisso Allegro. Anno 2007, dimensioni 100x81, tecnica mista su tela. Pubblicato sul catalogo generale di Achille Perilli, a cura di Giuseppe Appella, etichetta mostra presso la Galleria Casati Arte Contemporanea di Monza, in occasione dei 90 anni del maestro. E questa è la prima delle tre che vediamo. E qui il rosso, l'azzurro, il blu. Vi vado a far vedere la pubblicazione di questa, che prima non abbiamo visto perché avevamo visto solamente la terza. Ecco qua, vi porto il catalogo. E qui ok, tanto la prima l'abbiamo vista, la pubblicazione. Allora, adesso io ve le faccio rivedere tutte e tre velocemente, così poi, ripeto, se siete interessati chiamate il nostro centralino. Passiamo alla successiva, alla posizione numero 7, dove troviamo
Una tela bellissima con questo giallo così intenso, Il ritorno della passione. Anno 2011, dimensioni 100%, considerabili fuori misura perché di queste dimensioni qua non è semplice trovarle. Tecnica mista su tela, pubblicato anch'esso al catalogo generale di Achille Perilli, e adesso vi faccio vedere anche questa pubblicazione, così almeno abbiamo. Riprendo il catalogo e vi faccio vedere anche questa pubblicazione. Eccolo qua. Se vi interessa, mi raccomando, scrivete al numero che vedete, mandate un messaggio su WhatsApp oppure potete chiamare direttamente Riccardo che vi risponde e vi darà tutte le informazioni riguardo i prezzi. Allora, passiamo alla terza, quindi all'ultima delle tre di Achille Perilli, Il giorno della scimmia. Anno 2014, dimensioni 100x81, tecnica mista su tela, opera pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella. Adesso vi farò vedere anche questa pubblicazione. Qui naturalmente il colpo d'occhio va su questo rosso centrale che è davvero molto bello, ma una cosa da notare è che i colori sono tutti diversi tra loro. Sono davvero, cioè, se si va a guardare proprio da vicino si riesce a vedere proprio che ci sono tante, tante differenze tra un colore e l'altro, a livello proprio di gradazione, di sfumatura. Vi faccio vedere anche questa pubblicazione, l'ultima delle tre. Riapro in fondo. Ok, così abbiamo visto. Allora, dal centralino ci arriva la richiesta di spostarci sullo schifano perché ci sono richieste per entrambi. Quindi allora andiamo nella parete chiara perché vi facciamo rivedere tutti e due gli schifano. Partiamo direttamente dal 9, da quello più grande. Eccolo qua. Qui proprio siamo davanti ad un capolavoro bellissimo. Anche qui il colore è assolutamente protagonista perché viene utilizzato con una tecnica davvero particolare, c'è cioè una sovrapposizione di colori, ecco, anche lì questo invertire i colori, la parte scura, le parti chiare sotto, e anche vedi le sfumature dell'azzurro, il blu, il giallo che è diverso, c'è proprio un'opera ricca di dettagli, davvero molto molto bella. Questa è un'opera del 1992, Gemelli, dimensioni molto grandi, 150x130, smalto e acrilico su tela. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Mario Schifano di Roma, provenienza diretta dall'artista, dedica al verso con firma Schifano per te. Quindi anche qui abbiamo cioè un archivio di Monica Schifano, quindi un archivio importante. Una dedica al verso che ci fa presumere che sia dedicato alla moglie, solamente presumere.
però già questo ne va a dare un valore importante, anche perché, ripeto, c'è una grande ricerca di Bei Schifano con archivio di Monica Schifano. Proprio per questo noi cioè, ve la facciamo vedere proprio con piacere, perché sappiamo che c'è insomma c'è una difficoltà anche nel reperirle, no? E qui siamo davanti davvero a qualcosa di meraviglioso, un'opera molto particolare, un'opera che rappresenta l'umanità con questi due gemelli che hanno questo volto umano con gli occhi, il naso, la bocca. È un quadro che può trapelare tante emozioni diverse, perché c'è chi ci vede semplicemente la natura e chi invece ci vede qualcosa di più umano, proprio vicino all'essere umano. La particolarità che vi vado a ricordare è che la parte bianca, il contorno bianco, è volutamente dipinto. Questo proprio per dare ancora più forza ai colori che poi ha utilizzato all'interno della tela per dipingere. Il dripping, che è proprio una caratteristica voluta. E poi, ripeto, è davvero molto, molto grande, imponente. È un'opera per cui serve una parete importante da dedicare. Però ecco, un'opera che dà sicuramente carattere. Qui io vi dico solo, ecco, se vi interessa, visto che comunque ci sono state le richieste, voi dovete approfittare veramente di vederlo, perché questa è un'opera che merita assolutamente di essere vista di persona. Perché sì, non c'è altro motivo, non c'è un motivo diverso da questo, cioè dovete assolutamente vederlo con i vostri occhi, perché solo così potete capire la bellezza, l'importanza di quest'opera. E poi vi ricordo che andiamo sempre a parlare di un artista internazionale, un artista che per le sue opere degli anni 60 insomma, ha raggiunto una quotazione di 1 milione di euro, che sicuramente non si può paragonare con gli altri anni, però parliamo sempre dello stesso artista, quindi è sempre lui che ha realizzato le opere, per cui non può esserci un divario improponibile tra un'opera degli anni 60 e queste. Però, perché, ripeto, perché l'artista è sempre lui. Quindi anche questo va considerato e va tenuto, diciamo, come informazione importante. Oltre al fatto che è bellissima, è un capolavoro, cioè è indiscutibile, sicuramente bellissimo. Che poi mi dite che magari è grande, allora uno fa fatica a pensare di poterlo posizionare in una parete piuttosto che in una stanza, questo lo posso anche capire, però magari arriverà il cliente che invece ha lo spazio, la parete giusta da poter dedicare a quest'opera, per cui andrà tutto, insomma, si sposerà perfettamente l'opera con il cliente, quindi non ci saranno assolutamente divari. E quindi io questa ve l'ho fatta rivedere, però voglio chiedere a Stefano la possibilità di fare un viaggio all'interno di questa tela, proprio per far vedere ai nostri clienti da casa qu quanto bella e quanto particolare sia proprio nel dettaglio, quindi nel colore, nel posizionare il pennello. E fate attenzione come si sposta la telecamera ai particolari che notate mentre passa tra un'immagine e l'altra. Vi lascio osservare in silenzio.
Allora, come premessa, state rivedendo le immagini nel dettaglio e poi, appena abbiamo finito questo viaggio all'interno di questa tela, andiamo a vedere l'altra opera di Mario Schifano e andiamo a vedere proprio la differenza di due periodi diversi. Ora, quello che noi abbiamo visto era uno Schifano riflessivo, che ci fa un po', no? Ragionare. Adesso andiamo a vedere un altro Schifano, una tecnica diversa che però noi vi abbiamo definito sin da subito, quando siamo andati a vederlo la prima volta, un regalo in questa puntata proprio per voi, perché abbiamo pensato di potervelo offrire ad un prezzo davvero molto molto piccolo, sicuramente interessante. Quindi il mio invito è quello di chiamare subito il nostro centralino per sapere qual è questo regalo di oggi, perché riuscite a portare in collezione un Mario Schifano con un'offerta davvero, davvero interessante. Ve lo vado a descrivere nei dati tecnici. Allora, siamo negli anni 90-97, le dimensioni sono 70%, la tecnica è acrilico su tela preparata al computer. L'opera è regolarmente registrata presso la Fondazione Mario Schifano di Roma. È pubblicata sul catalogo Mario Schifano, Opere su tela, volume secondo. Ecco, quindi veramente qui non vi resta che chiamare e confermare subito, senza dover attendere oltre, perché per chi ama Schifano e chi sta cercando e alla ricerca di un'opera di Schifano, che come vi dicevo prima, si fa, insomma, c'è una domanda, ma c'è poca offerta, noi oggi vi facciamo questo regalo speciale, per cui mi raccomando, chiamate subito Riccardo e confermatela, perché è qui oggi solo per questa diretta a questo prezzo. Che naturalmente io non vi dico, perché per saperlo dovete chiamare Riccardo. Allora, io ve l'ho fatto vedere, vi ho detto che è un regalo, vi ho detto che se vi interessa dovete chiamare Riccardo, non perdete questa occasione perché non ci ritorno in questa diretta, perché siccome ci sono tante richieste sul Turisimeti, andiamo direttamente nell'altra parete. Torniamo a vedere l'opera, questo Rosso Valentino che è così tanto piaciuto perché ha ricevuto veramente tantissime, tantissime richieste e ci riposizioniamo qui, eccolo qua, tre ovali rossi. Siamo nel 2005, le dimensioni sono 100%, la tecnica è acrilico su tela sagomata, autentica dell'archivio Turisimeti in corso, pubblicazione su Turisimeti, La forma del silenzio, edizione Liori, conferma a dichiarazione di autenticità dell'artista. Allora, sicuramente io quando lo guardo dico sempre wow, perché questo rosso è strepitoso. E ancora più strepitoso appoggiato in una parete chiara, perché sul bianco è proprio il suo, cioè il bianco va a dar fuori questa luce, questa brillantezza, questa intensità che ha questo rosso. Io non so se voi vi rendete conto del punto di rosso, ma è quasi fluo, quasi, non lo so, vi chiedo davvero, siccome siete così in tanti a chiedere informazioni sul Simeti, ma uno che me lo conferma e che mi dà la soddisfazione di vederlo dal vivo perché è davvero interessato, perché davvero adesso è il momento di considerarlo. È una delle opere che vi è stata consigliata proprio perché c'è un incremento a livello di prezzo, di crescita, quindi adesso voi dovete, se siete interessati all'opera, quindi se vi piace, capire che questo è il momento giusto per andarlo a vedere, andare a capire una trattativa. E vi ricordo anche il fatto che potete comunque rateizzare il pagamento, sempre in serata e sempre a interessi zero, quindi fondamentale. Che dire, io lo reputo davvero molto bello e elegante. Queste estroflessioni sono, sembra quasi che queste eclissi vadano proprio a quasi a galleggiare nella tela. È un effetto così morbido, leggero. È meravigliosa.
che poi noi sabato vi abbiamo fatto vedere con un'altra opera di Simeti, che in realtà è più una scultura che un quadro, che è un tondo grigio sempre di Simeti, che è sicuramente proponibile anche vicino a questa opera, e quindi anche per chi, ecco, fosse interessato, c'è sempre quella, la possibilità di rivederlo. Allora, vi vado a ricordare i dettagli di questa bellissima tela sagomata, tre ovali rossi del 2005, le dimensioni sono 100%, e acrilico su tela sagomata, l'autentica dell'archivio Turisimeti in corso, pubblicazione su Turisimeti La forma del silenzio, edizione Liori, conferma dichiarazione di autenticità dell'artista. Quindi, viste le tante richieste, io mi auguro sicuramente che dopo la fine della diretta, come sempre capita, arrivi una conferma per vederlo. Ne sarei sicuramente contenta, anche perché è un'opera molto bella che merita.
E rientra da, diciamo, in quelle che oggi sono un po' nella top 10 per le richieste, perché ci siamo, diciamo, sempre soffermati su Simeti, su Turcato e naturalmente Schifano e Griffa. Però, ecco, tra tutte le opere che abbiamo visto, sarebbe sicuramente molto molto bello avere la conferma di quelle che vi sono state quantomeno consigliate, quindi ecco Simeti, ecco Turcato e ecco Griffa, sono le tre che oggi vi abbiamo un po' guidato, oltre al fatto che vi abbiamo messo il regalo dello Schifano e io vi ricordo che è attivo questo regalo, quindi mi raccomando, chiamate se siete interessati all'opera di Schifano. Allora, io mi sposterei, visto che non sono rimasti tantissimi minuti per questa diretta, facciamo vedere ancora, guarda, mi metto qui, riusciamo a vederli entrambi? Così abbiamo un po' il punto della situazione chiaro, perché come vi dicevo prima, anche Turcato e Griffa rientrano tra quelli che hanno avuto moltissime richieste, quindi magari adesso concentriamo la conclusione di questa diretta proprio qui, quindi io, a meno che voi non chiamate, non mi dite guarda, vorrei rivedere un attimo, che ne so, lo Schifano, allora mi sposto, altrimenti restiamo qui perché insomma sono quelli che hanno insieme al Simeti sono quelli con maggior riscontro, maggior interesse. Quindi allora partiamo da Giorgio Griffa. Io vi ho detto anche che lo abbiamo già avuto, abbiamo avuto occasione di averlo anche più grande, e, sia più grande che più piccolino, l'abbiamo venduti sempre molto bene, perché comunque Griffa è un artista internazionale, un artista riconosciuto, con un percorso, con un, diciamo, un destino di crescita, come vi era già stato detto a suo tempo, e, che si sta assolutamente confermando, perché è stato presente alla mostra al Museo Pompidou di Parigi, quindi parliamo di un museo molto importante che va a scegliere un artista e non lo fa se questo artista non è altrettanto importante di livello alto. Quindi in questo caso noi vi stiamo veramente mettendo in questa trasmissione delle opere belle da apprezzare, quindi non parliamo di vantaggio economico, ma in questo caso parliamo di artista internazionale, opera davvero molto bella, e quindi arricchire la propria collezione con qualcosa che va a dare un valore aggiunto alla vostra collezione. Dico sempre, per entrambi, per tutti gli altri, vale sempre il discorso che se li confermate avete comunque l'occasione di vederli dal vivo e decidere poi se acquistarli. Quindi la decisione viene fatta dopo che li avete visti, non adesso, non è un'asta dove se voi date la conferma dovete per forza prenderli. In questo caso avete questa seconda opzione di visione. In più avete la possibilità sempre di pagare le opere rateizzandolo, quindi in maniera molto comoda, per cui ci si accorda, chiamate il nostro Riccardo, insomma non è un problema trovare un accordo anche per il discorso dei pagamenti. L'importante è che siete davvero interessati alle opere e che non vi lasciate scappare le occasioni che vi vengono proposte oggi, perché
Questa è davvero un'opera molto bella, è un'opera del 2008 e se riusciamo, ci spostiamo da questo grand'angolo e ci avviciniamo alla tela e facciamo vedere questa tela davvero molto bella. È vero sì che ha il vetro, però questa cornice è stata messa proprio appositamente per valorizzarne anche le dimensioni, perché a volte messa così appesa senza cornice sembrava più piccolina, ma in realtà ha questa la dimensione importante perché comunque sono 56 per 74,5, quindi è una bella tela. Una tela moderna, cioè più moderna rispetto a quelle che abbiamo avuto in precedenza. I colori sono colori pastello molto delicati, sono eleganti, sono, guardate anche proprio se uno si avvicina riesce a vedere proprio ecco, la bordatura più scura, l'interno più chiaro, i due punti di azzurro differenti ed è molto simile come diciamo, tecnica a quella che è stata proprio esposta al Museo Pompidou. Adesso ve la vado a prendere perché gli somiglia molto come tecnica. Ha qualcosa, cioè, di particolarmente simile. Sì, ve lo faccio vedere perché anche sia i colori che, ecco, i colori che ritornano, i colori, questi lilla, questi colori chiari, il celeste e questi, vedete, i cerchi, si somigliano molto. E quindi questo è il fatto, ecco, vi va a dare una conferma della qualità sia dell'opera che dell'artista. Ma non serve che io ve lo ripeto, perché già lo sapete, ve l'abbiamo detto, ridetto, straridetto. Quindi chi sta chiamando per griffa è ben consapevole delle informazioni che vi stiamo dando. Per cui naturalmente quello che noi vi chiediamo è di continuare a darci la fiducia che fino ad oggi ci avete sempre dato e quindi che i clienti che stanno chiamando confermino queste opere proprio per vederle, perché solo così vi potete rendere conto che quello che noi vi diciamo e vi consigliamo e poi dopo è reale. Vi lascio proprio qualche minuto ad ammirare questa bellissima tela. Nel frattempo vi ricordo di chiamare Riccardo. Perché se interessati potete confermarlo anche inviando un messaggio WhatsApp.
Bene, abbiamo guardato bene anche questo bellissimo Griffa, naturalmente noi aspettiamo sempre qualcuno che ci dia la conferma, però adesso ci spostiamo e andiamo a vedere Giulio Turcato con Itinerari del 1971, dimensioni 50x70, tecnica olio e tecnica mista su tela. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Giulio Turcato, Roma, a cura di Ettore Caruso. Allora, qui siamo davanti ad un'opera bella, un'opera che presenta due tecniche insieme, quella della sabbia, quindi questo sabbiato cangiante, e il dripping che lui riprende da Pollock, quindi questi colori che tra loro si sposano perfettamente con questo l'azzurro che predomina un po' sugli altri tre colori, la firma e diciamo la caratteristica particolare di Turcato era proprio il saper comunicare attraverso l'utilizzo di questi materiali, di queste materie semplici che sono la sabbia o altri materiali che lui ha utilizzato, come per esempio in altre opere abbiamo visto la gomma piuma e i colori ad olio, riesce sempre a farci vedere quella parte di mondo che lui ama così tanto, che è un po' lo spazio infinito, un po' l'incognito di quello che c'è nell'universo, perché non potendolo vedere con gli occhi di un essere umano, quindi non riuscire a vederlo, lui riusciva a trasmettere quello che era l'universo. Quindi c'è anche dietro comunque un messaggio molto, molto aperto, molto ampio. E una cosa importante, abbiamo detto anche prima, questa è un'opera che ha un vetro e naturalmente il motivo per cui va visto da vicino è proprio perché il vetro va un pochino ad oscurare, va a fare un po' da tappo a quella che è la bellezza di questa tela. Quindi il mio invito è quello di poterlo vedere anche senza, onestamente, perché per me sarebbe ancora più bella senza il vetro. Quindi siccome anche qui oggi veramente le richieste sono state tante, magari ecco qualcuno che può diciamo anche approfittare di quella che è il blocco del prezzo, perché voi sapete che è stato fatto la proposta del blocco prezzo per tutta la settimana, perché in vista di un'asta dove un altro quadro sempre di Turcato, sempre che praticamente è identico, è uguale, se mi ritrovo il foglio ve lo faccio anche vedere. Sì, eccolo qua. Allora, praticamente tra una settimana andrà all'asta e ancora non è andato, ma c'è già una stima è già fatto la stima di 10.000 euro, quindi partiamo già con una base di 10.000 euro, per cui sappiamo già che il prezzo sarà più alto, oltre al fatto che è leggermente più piccolo di quello che abbiamo noi e che il nostro, essendo anche più grande di questo andrà all'asta, già costa meno rispetto a quello che voi vedete qui, cioè meno di 10.000 euro. Quindi avete la possibilità di avere un'opera bella di Turcato ad un prezzo inferiore a 10.000 euro, un prezzo bloccato, che voi potete assolutamente scoprire chiamando Riccardo. Quindi se lo chiamate, lui vi risponde e vi dice qual è il prezzo esatto, però già sapete che è meno di 10.000 euro. Per cui se siete interessati dovete assolutamente confermare quest'opera, anche perché il prezzo, se voi ci pensate, adesso uno può tranquillamente pagarlo tutto insieme, ma se uno vuole ratezzarlo, dividendolo in 6 rate, rimane sicuramente anche comodo come forma di pagamento, che poi non tutti lo vogliono fare, ci mancherebbe, però è sicuramente un metodo per poter avere un'opera e magari non pagare tutto subito. Allora, sono rimasti davvero pochissimi minuti,
approfittate davvero per confermarla, perché sotto 10.000 euro è un affare, è un vero affare, perché potete approfittare di questo prezzo per questa settimana. Vi ricordo che poi domani non ci sarà la replica, quindi non avete modo di rivedere le opere e di richiamare domani Riccardo, perché non sarà così, ma quello che potete fare per recuperare, diciamo, la puntata che vi siete persi è andare nel sito di realarte.it, cercare la sezione Realarte in TV e andate a rivedere la trasmissione. Ma se veramente vi interessa, io vi invito anche adesso, ormai, guarda, stiamo veramente chiudendo, a confermare anche dopo la fine della diretta. Quindi noi restiamo qui qualche altro minuto qui in studio, per cui se volete confermare ci potete chiamare o potete mandare un messaggio WhatsApp, noi vi rispondiamo comunque. Però ecco, il mio invito è non perdere le opere che oggi vi sono state consigliate, perché avete visto quadri importanti, artisti importanti e alcune opere con prezzi speciali. Vi ricordo anche lo Schifano, che è un regalo, quindi mi raccomando, per chi fosse interessato anche allo Schifano, chiamate per sapere qual è il regalo che abbiamo pensato per questa trasmissione. Per il resto, non mi resta che augurarvi un buon weekend e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!